you don't own me. Buonasera lettori di GamesVillage.it e più in particolare i lettori della nostra sezione dedicata a cinema e un video, ossia Movie Village. Quest'oggi sono qui a parlarvi del film del mese, il film del momento. Il film che vede il ritorno del Joker sul grande schermo. Joker, personaggio leggendario della DC Comics, nato nei fumetti di Batman, ed ora riportato nuovamente, appunto, nelle sale cinematografiche da Jared Leto. Noi lo ricordiamo nel 1989, interpretato da Jack Nicholson, nello storico Batman di Tim Burton, e qualche anno dopo, circa un ventennio dopo, nel 2008, nel Cavaliere Oscuro di Christopher Nolan, interpretato dal leggendario e compianto Heath Ledger, film che valse a Ledger un Oscar postumo. E ora siamo di nuovo qui a parlarvi del personaggio in questione, riportato sul grande schermo, in Suicide Squad di David Ayer, film ispirato ai non troppo noti fumetti DC Comics, nati nel 1959, e ora, dopo che Zack Snyder ha riportato in auge il DC Comics Universe al cinema, con Man of Steel prima e con Batman vs Superman dopo, ora con Suicide Squad la storia continua, la storia di questo gruppo scalmanato di eroi radunati per l'occasione per sventare una super minaccia apocalittica, l'ennesima super minaccia apocalittica di turno. Però questa volta non parliamo di eroi senza macchie e senza buona, ma parliamo di un gruppo di poveri bastardi presi alla strada, alcuni dei quali molto noti, altri molto meno, capeggiati da Will Smith nei panni di Deadshot e affiancati dalla bellissima Margot Robbie, vista al fianco di Leonardo DiCaprio in Wolf of Wall Street, e ora appunto anch'essa componente di questo gruppo di malati di mente radunati per l'occasione. Ovviamente il film non è quello che è stato Batman vs Superman, non è un film dai toni epici, non è un film che ama prendersi sul serio. Ciò nonostante non è un film da buttare via, è un film pensato con un'ottica anni 90, si va dalla fotografia satura di colori, psichedelica, violacea, fino a una colonna sonora che va comunque dai Guns N' Roses fino a Skrillex, che comunque impera, sguazza in quel modo di concepire il cinema in cui tu ti sedevi sulla poltrona, spegnevi il cervello e vedevi quell'ora e mezza, due ore di film d'azione senza troppe pretese. Qui è la stessa identica cosa, non ci sono velleità artistiche, non ci sono velleità filosofiche, inutile cercarle, quindi a tutti i critici che hanno bastonato il film perché non è impegnato, perché non si prende sul serio, consiglio di cambiare mestiere. È un film che ama scherzare su se stesso, ricco, ricchissimo di citazioni tratte dai fumetti e dai cartoni animati anni 90. Basti pensare al vestito da Arlecchina di Harley Quinn, un omaggio presente in almeno due sequenze del film, per non parlare del Joker, personaggio del Joker interpretato da Jared Leto, un Joker totalmente diverso da quello visto in precedenza, un misto tra un gangster, dandy e un punk, totalmente fuori di testa, nonostante non sia del tutto approfondita la sua storia e la sua questione, ma siamo sicuri che questo accadrà nei prossimi film della DC, magari proprio nel film stand alone dedicato a Batman, diretto e interpretato da Ben Affleck e già annunciato, oppure chi lo sa in un film proprio dedicato al Joker e Harley Quinn, una specie di Bonnie e Clyde che è già nell'aria e già nei rumor che possiamo leggere sul web. Quindi chissà se in un futuro medio recente, noi non potremo effettivamente vedere Joker al cinema in un film da solista, e sarebbe splendido. Non sottovalutiamo neanche gli altri membri del team, da appunto Deadshot interpretato da Will Smith, che è un personaggio assolutamente potente nel film, assolutamente vincente, e che potrebbe tornare anche lui, perché no, in un film da solista, avrebbe tanto da dire, a Killer Croc, interpretato dal mitico Mr. Echo di Lost, irriconoscibile ovviamente, a Captain Boomerang, a appunto Enchantress da Cara Delevingne, che è un personaggio che poteva essere interpretato forse meglio, è vittima di numerose perculate sul web e io mi trovo assolutamente favorevole, perché è, diciamo che uno di quei personaggi che avrebbe potuto esprimere al meglio le sue potenzialità. Non sto qui a spoilerarvi, giudicherete con i vostri occhi. Per il resto sono due ore che passano in scioltezza, sono due ore che passano senza troppe pretese,
Quindi non vedo assolutamente nessun motivo per bocciare la visione di Suicide Squad. Anzi, il mio consiglio è di vederlo al cinema, godere di uno spettacolo assolutamente strabiliante. Non vi aspettate effetti speciali da film di serie A, anzi, tutt'altro, sono effetti speciali da film di serie B, ma il bello è proprio qui, è proprio quello il bello, il fatto di non voler essere un film di fascia alta. È un film di fascia intermedia, ama prendersi alla leggera, ama sentirsi, diciamo, incompreso e va preso per quello che è, cioè un film che scimmiotta il modo di intendere il cinema supereroistico degli anni 90, un po' alla Joel Schumacher, diciamo alla Batman Forever, perché Batman e Robin è assolutamente deprecabile da qualsiasi punto di vista. Il mio consiglio quindi è di andarlo a vedere al cinema dal 13 agosto nelle migliori sale italiane e giudicherete con i vostri occhi. Per quanto ci riguarda, ci vediamo alla prossima recensione, sempre su guestvillage.it, nella nostra sezione dedicata a cinema e un video. Alla prossima!